buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Vlog con una postazione diversa, vlog con una faccia un po' tanto abbronzata, nonostante oggi sia stato all'inizio un po' di tempo nuvoloso e abbastanza vento. Vlog da questa postazione perché proprio in questo luogo ho scoperto delle cose nuove che vi voglio raccontare subito, altrimenti poi mi dimentico, ritrovo le clip nel telefono e dicono: ma questa cosa mi sono dimenticata. Quindi, qualche cosetta volevo raccontarvi. La prima, ho scoperto questo negozio con te che c'è da noi, noi ce l'abbiamo anche in città, ecco, però non ci sono mai entrata e ho fatto male fino ad oggi, perché in questo negozio c'erano questi prodotti che sinceramente puoi andare a cercare anche in altri luoghi della tua città, magari non avrai con te, avrai altri supermercati e puoi trovare questi prodotti. Te li ho ripresi perché mi hanno colpito. C'era la crema spalmabile latte e mandorla che non ho preso ancora perché già qua mangiamo abbastanza calorico perché facendo molto caldo facciamo piatti sbrigativi. Poi, avendo spesso mamma e papà, diciamo, il pane di grano, queste cose non mancano mai e quindi l'ho lasciato lì. C'era anche un burro d'arachidi molto particolare che mi ha intrigato, cioè nel senso io ritornerò in quel posto, ci siamo capiti, ecco. C'era una crema particolare anche al pistacchio, insomma devo andare a fare un po' di scorta, però non mi andava di prenderla adesso. Aia, si è bloccato il braccio. Non mi andava di prenderla adesso perché sinceramente poi troppe cose da mangiare è meglio di no, quindi una cosa alla volta, però le assaggerò. Contemporaneamente, un po' dopo, ho trovato uno stand con delle bottiglie di vetro con del latte di mandorle e pistacchio. Tra cui c'era latte di mandorle e mandorla di pistacchio senza zucchero. È una cosa fondamentale per quando io ho sete proprio e voglia di latte di mandorla, però spesso non lo bevo perché ovviamente è molto zuccherato e quindi devo stare attenta a non introdurre troppi zuccheri. Non per una questione estetica, lo puoi ben notare, ma più che altro per una questione salutare, ecco. Detto questo, e questa è stata una scoperta. La seconda scoperta, ho comprato sia il latte Alpro al cocco che proverò e quindi ti farò sapere perché lo proverò qui, perché per me il cocco, l'ananas, anche il latte di mandorla mi sanno d'estate, proprio mi danno l'idea di bevanda estiva. E ho comprato questo latte di cocco, ma ho comprato anche un succo che hai visto della Santal, ananas e cocco. Ora, quando ho comprato questo succo mi veniva da sorridere. Perché? Perché noi spesso parliamo di no, influencer, no, YouTube, a volte vengono demonizzati anche gli influencer perché comunque ci plasmano, ci plagiano, ci influenzano così tanto. Però io penso che ognuno di noi nella vita ha comunque costantemente un rapporto con un'influenza da parte dell'altro, perché la condivisione ti porta anche a valutare cose che non hai mai valutato, a conoscere cose che non conoscevi ed imparare nuove cose. Quindi, tutto questo per dirti che cosa? Che la mia influencer di per questo acquisto è stata la mia vicina d'ombrellone, perché mi ha fatto assaggiare questo succo della Santal ananas e cocco, che ti devo dire mi ha aperto un mondo parallelo di gusto fantastico perché è davvero buonissimo. È un connubio perfetto ananas e cocco, davvero, non sto scherzando, cioè non si può immaginare il gusto buono di questo succo. E l'ho trovato in questo negozio qui. Penso ci sia comunque anche al Carrefour, poi ti saprò dire, o in altri negozi, perché adesso andrò a vedere anche i punti in modo che posso raccontarti dove potresti trovarlo, sempre se questi supermercati ce li hai. Però è veramente buono, quindi l'ho comprato già sapendo cosa andavo a comprare, mentre il latte Alpro al cocco non l'ho mai assaggiato, però mi intriga il cocco, ragazzi, non c'è niente. Io ho una passione per pistacchio, cocco e mandorle, addio, e gli anacardi. Però cose agli anacardi non ne ho fatte. Potremmo creare una crema agli anacardi, in effetti. Mi sono completamente dimenticata, diciamo, mi sono dimenticata qualcosa, mi sono dimenticata qualcosa. Mamma ha comprato una pasta di mandorle per me nuova che non conoscevo e che praticamente ha una durata più lunga nel momento in cui la diluisci. Insomma, la proveremo a utilizzare e ti faremo sapere
com'è. Però l'ho comprata, è una marca nuova, te l'ho inquadrata. Ovviamente, come tutte le paste di mandorla, c'ha prima lo zucchero come ingrediente e poi il 36% di mandorle. Altre ne avevano anche il 25%, cioè che cavolo, chiami pasta di mandorle, ziccaci almeno il 50% di mandorle. Ma questa è sempre una cosa molto strana, cioè più zucchero che mandorle, giustamente, no? Perché lo zucchero probabilmente, deduco da ignorante, mantenga anche le cose, insomma, dia tutta la dolcezza che uno vuole sentirsi in un latte di mandorla, però cacchio, cioè 36% di mandorle non è niente in un latte di mandorla. Però mia mamma ha detto meglio questo che tutti gli altri, in effetti è vero. E l'ha preso, quindi ti farò sapere quando mamma lo preparerà se è veramente buono o se non è buono, così bypassiamo. Comunque adesso sì, penso di aver finito. Breve, 500 a freddo. Ora ho premuto. E ora vediamo se prende acqua. Ce la faranno i nostri eroi? La sta prendendo? Io sento un rumore che prende. Sì, certo che si sente male. Non lo vedo convinto a tuo marito. Non dire, la prima volta che la... L'occhio, però, un occhio. L'occhio. Le orecchie, ecco, Non ti cosa sa andare vorremmo l'orecchio. mangiare, cosa vorremmo mangiare, cosa vorremmo mangiare. Basta con la No, sta zitto, stai. Questa bel freschetto di stasera. Ah, la mollica, prendiamo la Ma mollica. non è stato, E chi so io? Stai parlando con me che io non so manco la mia io. Che c'è, Piero? Appunto, da tagliarlo così, pensavo che eravamo Ora? pomodoro, E ora? pensavo. Ve li lavo, va bene. Funziona, funziona, l'acqua scende e girano. Ci allagheremo o non ci allagheremo? Questa è la domanda più importante. Altezza dove? No, io non faccio la schiena. Piero? Sei un po' Piero, distratto, non... Hai occhiali? Piero? Sì. Ce l'ha fatta. Anche questa volta compro un Piero. Te lo diamo con i saldi. No, ma L'uomo che aggiusta mentre non aveva tutto. colto E collega anche le pensavo. lavatrici. Filippo, questa cosa che non è una bottiglia spaghettata con Maurizio. Certo. Che fare mamma? Prendi olio e lo metti. Lo metti nella mollica. Certo, se no Wow. come ti viene Io mettevo quello saporito? di Sami, per testare. No! Non ho scoperto, ma ho riscoperto il profumo fantastico di questo ammorbidente ed è lui, il Florean dell'MD. Dunque, lui è pure un prodotto per lavare a terra, ok? Quando vuoi deodorare, dare la passata finale, io lavo molto con l'alcol. Per me l'alcol lavo velocemente, poi evapora e quindi una volta che evapora un goccino di questo ti profumo tutta la casa e fa un profumo. Tu pensa che lo stessi in veranda stamattina, ho aperto la porta, mi è arrivato un profumo di queste lenzuola, anche gli asciugamani. Mamma mia. Me l'ero dimenticato perché l'avevo portato qua al mare. Si chiama profumo per bucato cascata di glicine, ma si utilizza anche per i pavimenti. Devi metterne pochissimo. E quindi questo. Lui una riscoperta che andrò a riacquistare. E poi, come visto, abbiamo provato a utilizzare finalmente la lavatrice per la prima volta. Devo dire che a un certo punto ho pensato che si staccasse e iniziasse a saltellare durante la centrifuga, diciamo così. Poi ho fatto un risciacquo perché ho cercato istruzioni su internet perché non ho le istruzioni a portata di mano e pensavo che cioè, il risciacquo fosse veloce come da me quando ho messo l'ammorbidente, in realtà era un altro lavaggio, quindi 2 ore e mezza, vabbè, comunque piccoli particolari. E questo. E poi per finire ti ho fatto vedere quello che comunque più o meno è quello che si gusta qua a casa al mare. La spaghettata a casa al mare c'è sempre, ma anche a casa nostra. Nel senso, noi in estate spesso improvvisiamo spaghettate. In questo caso con i miei genitori siamo tornati molto tardi al mare perché ci siamo gustati il mare fino alle 9 di sera. E appena saliti io avevo già premeditato che volevo mangiare gli spaghetti con l'olio, la mollica tostata e glielo ho fatti fare alla mamma. Perché, cioè, le ha voluti fare lei, non gliel'ho fatti fare perché alla fine l'ho anche aiutata. E
Hai visto il suo procedimento? Lei ci mette un po' di acquetta di cottura nell'olio, ma viene una cosa, quella mollica tostata con l'olio aromatizzato, il peperoncino, poesia ragazzi, poesia. E niente, abbiamo fatto una bellissima passeggiata con mia madre, perché il tempo non era, il sole non era molto forte stamattina, e abbiamo raccolto un sacco di pietre perché le mette nelle piante grasse, cioè fa i vasetti decorativi, vabbè. Questo, ora loro sono andati via. Tra un po' arriverà Daniele perché si danno il cambio per non lasciarmi da sola. Questa cosa è molto bella. Però io adesso mi riposo un poco perché fa caldo fuori, nonostante ci sia un po' di vento. Portava bruttissimo tempo, domani porta diluvio universale. Mi auguro di no per Dani, in modo che si faccia un po' di mare. Intanto pomeriggio, magari si dedicherà un po' a farsi qualche bagno prima che arrivi il diluvio. Vabbè, se diluvia io c'ho sempre alternativa. Mi sono portata il lavoro dietro per montare i vlog, mi sono portata il mio libro del cuore di questo momento, che vi consiglio sinceramente, consiglio soprattutto a coloro che sono mamme, ma anche a coloro che lo diventeranno, ma anche a coloro che non sono mamme, ma cioè non sono mamme dei propri figli, ma sono mamme di tanti altri figli, o che vogliono anche saper poter aiutare chi hanno accanto che è madre e si chiama mamma che amano troppo. Questo libro non l'ho scelto io di mia spontanea volontà, ma me l'hanno proprio consigliato per non crescere piccoli tiranni e figli bamboccioni. Ma fa un ridere in alcune cose perché sono dinamiche di vita, altre non tanto, però non fanno molto ridere, ma sono cose abbastanza importanti. Però è molto bello, molto scorrevole, ci sono esperienze di vita con annesse letture e le situazioni, quindi io ve lo straconsiglio. Ogni tanto quando leggo qualche libro interessante ve lo consiglierò, se poi volete leggerlo bene, se non vi interessa schippate, ciao. E adesso mentre aspetto Daniele mi leggo qualche pagina lì, prima sono convinta mi addormenterò, ho come questo presentimento, e recupero qualche video che mi sono arrivate un sacco di notifiche, ma ho delle settimane talmente piene ultimamente che non ho tempo neanche di guardare chi mi interessa, perché ci sono tantissimi. Io adoro i vlog, ecco perché li faccio, perché veramente mi rilassano tanto. Poi vedere delle persone che condividono tantissime cose della loro vita e che mi aiutano anche a migliorare la mia, mi piace tantissimo. Oltre a farmi tanta compagnia, alcuni mi fanno veramente veramente sorridere, altri mi fanno una sensazione molto bella di tenerezza, dolcezza, altri ancora mi ricordano che nella vita bisogna essere determinati. Insomma, ognuno di loro mi dà qualche cosa e io spero, come il passaggio del testimone, di dare qualcosa anche a tutti voi che guardate questo vlog. Io spero sempre che alla fine di questo vlog o a metà o anche dopo questi 10 minuti di chiacchiere che sto facendo con voi, voi vi iscriviate e continuate a seguirmi, per il semplice fatto che vuol dire che forse posso servire anch'io a qualcosa, a qualcuno più che altro. Sarebbe bello anche che voi commentaste sotto, in modo che io so che voi ci siete, perché io magari, sì, è vero, le visualizzazioni si vedono, però non sai se poi la persona veramente alla fine instaura un rapporto con te. Ed è bello perché attraverso i commenti instaurano rapporti. Allo stesso modo, se volete scrivere su Instagram privatamente perché non volete commentare, non volete che vi si riconosca, insomma, qualsiasi cosa, scrivete su Instagram a casa di Lela. Molto semplice. Vabbè, io vado, mi riposo un po' e ci vediamo tra qualche istante.